Dare a tutti l'opportunità di praticare una disciplina sportiva, perché fare sport fa bene alla salute, migliora le relazioni interpersonali e l'integrazione ed educa valori quali il rispetto delle regole, di sé e degli altri. Questo è l'obiettivo di Vai Lato in Campo, il progetto dell'Istituto Comprensivo Crema 1 che coinvolge prevalentemente la scuola media Vai Lati e che permetterà ai suoi studenti di provare diverse esperienze di attività motoria con allenatori di squadre e società sportive che operano sul territorio. Per il calcio ci sarà la Cicrema 1908, per la pallavolo Crema Volley 2.0, per le arti marziali Moving Club, per il basket pallacanestro Crema e infine l'atletica leggera, che si avvarrà di insegnanti interni qualificati. Noi vogliamo far conoscere ai nostri alunni che l'attività motoria si può realizzare in molti modi. Non esiste solo il calcio, non esiste solo la corsa, ma l'educazione motoria è come un bel diamante che ha tante facce e quindi posso abituarmi a vivere bene, a educare la mia salute attraverso l'attività motoria. Non solo sport, di pari passo l'Istituto Comprensivo Crema 1 vuole proseguire con progetti ambiziosi in ambito culturale, la creazione di due aule tematiche dedicate alle lingue straniere dove si impara la lingua inglese in primis e le lingue comunitarie con una didattica non tradizionale ma laboratoriale e ludica. L'idea è che attraverso la lingua parlata, imparata, divertendosi, i ragazzi si trovino a competere con gli altri ragazzi del mondo a parità di condizioni. Per poter realizzare diversi progetti, l'Associazione dei Genitori Borgo San Pietro e Vai Lati si è attivata per incrementare la raccolta fondi, dalla vendita delle magliette Vai Lati in Campo alla vendita di capi di abbigliamento estivi con disegni originali realizzati dagli studenti stessi in uno dei progetti a cui hanno partecipato. Stanno indossando dei caftani, un pareo e delle magliette realizzate con i disegni fatti da alcuni loro compagni l'anno scorso. C'è un piccolo contributo da parte di un'azienda italiana che ha deciso di acquistare questi disegni, ne avevo mostrati più di uno a onor del vero, ne hanno selezionati tre. Questo contributo verrà dato all'associazione Borgo San Pietro e Vai Lati e sarà utilizzato per i progetti della scuola.